Ciao a tutti, io sono il proprietario di Bigal Harmonicas, www.bigalharmonicas.com. Sto usando per registrare questo video a sgamo il Mac di mia moglie, che se mi becca sono cazzi amari, perché è gelosissima del Mac. Mac che peraltro si può anche tenere, perché qua, lo dico qualora lei vedesse mai questo video, questo Mac con cui sto registrando fa veramente cagare, è pieno di puttanate, virus, c'è veramente di tutto. Ha buttato via pure dei programmi che usavo tantissimo, tipo GarageBand. Prendo, faccio, pulisco io, ho rovinato tutto. Questo è Barabba. Voilà, va che roba. Come il punching. Cazzatissimo. Vabbè, scusa. Ok, torniamo a noi. Dicevo, Bigalharmonicas, www.bigalharmonicas.com. Negozio dedicato agli armonicisti con armoniche ed accessori. Fateci un salto, è un negozio online veramente figo. Troverete un sacco di armoniche delle marche principali, un sacco di accessori per armoniche e quant'altro. Le armoniche che vediamo oggi sono delle armoniche veramente interessanti. Sono le armoniche che usava il mio maestro quando ho cominciato ad appassionarmi allo strumentino, ovvero Paolo De Montis, e sono le Tombo Lee Oscar. Vediamo se si vede un po' la scritta Lee Oscar. Ok. Le Tombo Lee Oscar hanno diverse comodità, sono state studiate da Lee Oscar, che è un armonicista, insieme alla Tombo, che è una casa nipponica veramente notevole, veramente di livello, come anche la Suzuki, altra casa nipponica veramente figa, e hanno delle caratteristiche particolari, studiate potrei dire con furbizia da chi le ha ideate. Innanzitutto sono armoniche comode. Combi in plastica, ance molto morbide. Proprio veramente, si suona veramente veloci con queste armoniche. Andrea Scaglierini, l'amico Andrea Scaglierini, un armonicista veramente bravo, molto bravo, un maestro storico panorama, cazzo, non riesco a parlare, del panorama blues torinese, non solo perché dà lezioni di armonica, ma maestro anche come approccio al blues, e endorser delle Tombo Lee Oscar. Quindi voglio dire, non sono armonichine da prendere sotto gamba. Le Tombo Lee Oscar hanno delle comodità, dicevo, innanzitutto la comodità nel suonarlo. Adesso non posso passarvi la sensazione con la bocca, che sento con la bocca, ma vi assicuro che sono veramente comode. In secondo luogo, hanno la bella abitudine di segnare, unitamente alla tonalità, in questo caso la Tombo Lee Oscar che sto usando in Do, hanno la bella abitudine di segnare sui lati in che tonalità si suona quando si suona in prima posizione, essendo questa una diatonica in Do, in prima posizione suonerà in Do, e sull'altro lato in che tonalità si suona quando si suona in seconda posizione. In questo caso, utilizzando un'armonica in Do, in seconda posizione suonerò in Sol. Se andate a vedervi un video vecchio che ho registrato qualche tempo fa, ci sono io col foglio in mano che dico le posizioni con un'armonica in tale tonalità in seconda posizione, o cross-up, che è quella che si utilizza di più nel blues, se non altro un certo tipo di blues, si suona in quell'altra tonalità. Con le Lee Oscar questo, diciamo, problema, che in realtà dopo un po' uno si impara a memoria, questo problema. Mi sto esprimendo veramente male. Comunque, con le Lee Oscar questo problema è risolto, perché uno prende appunto un'armonica in Do, la gira di lato e dice: guarda, se la suoni in cross harp, in seconda posizione la suoni in Sol. E fin qua è già il primo gesto di furbizia. L'altro gesto di grossa furbizia che secondo me si è fatta la Tombo unitamente agli Oscar per creare queste armoniche è il fatto, uno, di accordarle lievissimamente più in alto dei normali hertz associati alle tonalità. Cioè, se un La comune è 4,40, un La delle Lee Oscar potrebbe essere tipo 4,42. Qual è il risultato? Ad orecchio non cambia assolutamente niente, nel senso che io non sento una differenza nel suonare questa armonica in Do o un'altra qualsiasi armonica in Do. Ma in pratica il suono risulta un pelino più vivace, vispo e frizzante. Quindi anche quando l'armonica si consuma per il normale uso, il suono rimane comunque fresco, cioè rimane un suono che non
non so come dire, come se l'armonica sembrasse più nuova. Inoltre, su certi generi, soprattutto associati a dei microfoni o su certi generi, se vogliamo, alla Sonny Terry un po' ruspanti, avere un'armonica particolarmente scoppiettante, accordata lievemente sopra gli altri strumenti, è un plus da non sottovalutare, perché viene fuori una sonorità molto più aperta, molto più brillante. Grande altra figata che si è fatta la Lee Oscar è che non ha fatto solo la comune diatonica, quella che stavo suonando io, che si chiama Major Diatonic, in questo caso in C, in Do, che è uguale a tutte le armoniche che abbiamo visto fino adesso, ma ha fatto anche la Natural Minor, sempre diatonica, la Melody Maker, sempre diatonica. E la Harmonic Minor, Minor in realtà si direbbe Minor, ma c'è scritto Minor, leggiamolo Minor, sempre diatonica. Quindi, unitamente a questa armonica qua, che è la normalissima diatonica che si trova in giro di tutte le altre marche, accordata a Richter o come diavolo si dice, come tutte le altre marche, unitamente a quella, dicevo, ci sono anche queste tre, che hanno delle note alterate confronto a questa. Cosa servono le note alterate? Servono a ottenere delle soluzioni stilistiche che possono essere o più comode o proprio decisamente più fighe di quelle che si otterrebbero suonando una comune armonica diatonica. Sostanzialmente queste tre armoniche, che vi ricordo essere la Natural Minor, l'Harmonic Minor e la Melody Maker, hanno delle note alterate confronto a questa armonica qua, e questo fa sì che voi con queste armoniche possiate suonare con delle sonorità diverse e delle posizioni, delle comodità diverse confronto a quelle che avete con questa. Non è una roba da sottovalutare. Vediamolo un attimo più nello specifico. Allora, Major Diatonic, Lee Oscar, Tombo Lee Oscar Major Diatonic, come dicevo, la comune diatonica, accordata esattamente come tutte le altre diatoniche, in questo caso in Do, quindi. Esattamente come tutte le altre armoniche, quindi una normale armonica, semplicemente con la qualità Tombo e la qualità Lee Oscar, la comodità e la qualità Tombo Lee Oscar, che c'è? Gatto miagola, ok. Però assolutamente normale. Se noi passiamo già alla Melody Maker, eccola qua, etichetta blu, in questo caso in Sol, non le scelgo a caso le tonalità. L'ho presa in Sol perché la Melody Maker va suonata soprattutto in cross arp, quindi in seconda posizione. È un'armonica studiata per essere suonata in seconda posizione. Con l'armonica che vi ho fatto sentire prima, cioè una comune diatonica, una normalissima diatonica, ovvero la Major Diatonic della Tombo Lee Oscar, se io suono, che è in Do, se io suono in seconda posizione, suono in Sol. Questa qui, che è in Sol, suonata in seconda posizione, suona comunque in Sol. Okay, sto pigliando il 2 aspirato, che è la tonica della seconda posizione, uguale. Quindi, se voi volete suonare in Sol, poi comunque scrivetemi pure qua sotto se avete dei dubbi, magari vi metto poi uno specchietto, adesso vediamo. Se avete dei dubbi sulle tonalità di queste armoniche, sulla tonalità da prendere per suonare un brano in una certa tonalità, scrivetemelo qua sotto, vedrò di rispondervi. Comunque, se voi volete suonare come nell'esempio che stiamo facendo in Sol, nel caso di un'armonica comune, una major diatonic, dovrete utilizzare, come sempre, se suonate in seconda posizione, un'armonica in Do. Nel caso della Melody Maker, che è quella che stiamo vedendo, voi dovete pigliarvi un'armonica in Sol. Ovviamente c'è la comodità di tutte le Tombo Lee Oscar, ovvero che vi dice in che tonalità è l'armonica, G, quindi Sol, MM sta per Melody Maker, G, quindi Sol, e quando io la giro qua, mi dice in seconda posizione la suoni in Sol, second, vedete c'è scritto second, Sol, quindi non vi potete sbagliare comunque. Allora, questa è la Melody Maker, etichetta blu. Come suona la Melody Maker? È un'armonica fatta per essere suonata a note singole, quindi fraseggi belli veloci, ha tre note alterate confronto alle comuni diatoniche. Ed è molto comoda per suonare country, jazz, pop, tutto ciò che in qualche modo debba girare su una scala maggiore. Se noi partiamo dal secondo foro, quindi la suoniamo in cross arp, come vi ho detto, questa, ovvero la Melody Maker della Tombo Lee Oscar, va suonata in cross arp, è stata pensata per essere suonata in cross arp. Se noi partiamo dal secondo foro,
Invece di ottenere, ad esempio, una scala blues, come potrebbe essere su una comune armonica diatonica, otteniamo una scala maggiore. Quindi questa roba qua è molto comoda quando in brani che generi che normalmente utilizzano tonalità maggiori, tipo ad esempio la musica country, fondamentalmente, su cui si viaggia molto con le pentatoniche maggiori o con le scale maggiori in genere. Ecco, con questa armonica, nonostante si chiami ah no, questa è la meno di maker, ok, sì, no, va benissimo. Pensavo si chiamasse, avesse un minor di mezzo, perché di fatto si possono poi estrapolare anche delle scale minori da questa armonica, ma cancellate lo sbarione che mi sono appena fatto. Con questa armonica, quindi con la Melody Maker, diventa davvero comodo suonare su in quei generi, ok? Perché il fatto di avere, partendo dal secondo foro, una scala naturale maggiore senza dover fare nessun bending di nessun tipo. È davvero molto comodo perché si può andare in su e giù molto velocemente. Può essere comoda nello studio. Adesso io stavo semplicemente salendo e scendendo senza criterio, stavo facendo, diciamo, una scala maggiore, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, anche se non era in Do, e stavo tornando indietro. È comoda per tutti quei generi, quindi, in cui voi abbiate la necessità di suonare in seconda posizione, in cross-harp, e di avere bella pronta, senza rompimenti di coglioni e senza bending, una bella scala maggiore. Quindi, vi ricordo Melody Maker, questa qua, ottima per essere suonata in cross-harp, e per ottenere una bella scala maggiore, quindi suonare su generi maggiori, generi che hanno una preponderanza di tonalità maggiore. Natural Minor, etichetta verde, dov'è? Qua, della Lee Oscar. Anche in questo caso è in GM, G minore, quindi Sol minore. La Natural Minor ha 5 note alterate confronto a una comune armonica diatonica. Come vi dicevo, e come nel caso delle altre Tomboli Oscar, sul fronte dell'armonica c'è scritto la tonalità dell'armonica G minore. Girando di lato ci indica che in seconda posizione suoniamo in G minore, anche, quindi in Sol minore. Questa armonica è un'ottima armonica per suonare, contrariamente a quella che abbiamo visto prima, su brani che hanno delle tonalità minori, blues minori, rock minori, country minori, jazz minori, eccetera. Perché? Perché questa armonica ci permette di avere, ad esempio, una scala blues partendo dal suonata in cross-harp, quindi in seconda posizione, partendo dal secondo foro e senza usare alcun bending, quindi io adesso soffio e aspiro, senza piegare nessuna nota. Ok? Queste prime tre note che ho fatto sono le prime tre note di una scala blues, ma normalmente con un'armonica normale, per ottenere la seconda nota, ovvero quella terza minore che mi va a rendere la scala blues una scala minore, per ottenere quell'alterazione di quella nota devo fare un bending, piegarla e abbassarla. Poi invece non devo fare niente, semplicemente aspiro. Voilà. Quindi sostanzialmente noi andando a fare rimanendo in seconda posizione, riusciamo ad avere delle scale, una scala blues in questo caso, ma qualsiasi scala vogliamo tirarci fuori, delle scale minori senza sbatterci più di tanto. E infatti ha una sonorità molto simile a quando suoniamo una comune armonica in terza posizione, perché la terza posizione, non mi ricordo se ci ho fatto qualche video, forse sì, dà
in modo naturale, senza dover fare dei bending, da delle tonalità minori. Con questa armonica, quindi, con la natural minor della Lee Oscar, noi la scala, le tonalità minori e le scale minori ce le abbiamo comodamente in automatico. Cazzo, tra l'altro sono delle bombe, si va veramente molto veloci su queste armoniche, sono comodissime. Quindi, natural minor, molto comoda per suonare in minore. Non solo, questa armonica dà un'altra possibilità. Se si parte sempre con un'impostazione da cross arp, da seconda posizione, se si parte dal terzo foro aspirato invece che dal secondo, ti esce bellamente una scala maggiore. In questo caso stiamo suonando un'armonica in sol minore, in questo caso in la diesis maggiore. Ok, quindi comodissima per suonare in minore partendo dal secondo foro e in maggiore partendo dal terzo foro. Questa è una gran figata, perché non si tratta poi mai solo di avere una comodità, come dire, di fatta la legge gabbato un salto, non si tratta di quello, si tratta di avere, anche per persone esperte, delle armoniche su cui pum pum si può andare veloci, su cui ci si può trovare molto comodi, da alternare con le comuni armoniche, per trovare anche delle nuove soluzioni stilistiche, cioè sono delle figate queste opportunità. Queste case, grosse case produttrici, non è che si inventano delle stronzate che poi non vendono, si inventano delle opportunità che tra l'altro hanno un discreto successo e che servono ai musicisti. Sono armoniche utilizzate da professionisti queste qua. Quindi abbiamo appena visto la natural minor, che riassumendo è perfetta, usata in cross arp per suonare in minore, in tonalità minori, e partendo da un foro dopo per suonare in tonalità maggiori. Due grandi comodità in un'unica armonica. L'ultima armonica della serie Tombow Lee Oscar, e che è l'ultima armonica che vediamo oggi, ma anche perché è l'ultima della serie proprio, non è che ce ne siano altre, è la Harmonic Minor. Voilà, etichetta gialla. Anche questa presenta 5 note alterate, confronto a una comune armonica diatonica. Molto comoda, questa ha veramente una sonorità fighissima, è moltissimo comoda per suonare tonalità minori di, come possiamo definire, musica tradizionale, world music, musica etnica, soprattutto dell'Europa dell'Est. Cioè, con l'armonica non è che si suona il blues e basta. Con l'armonica si suona un po' quel cavolo che vi pare. Se voi siete intrippati di musica irlandese piuttosto che musica dei Balcani, piuttosto che roba del genere, è meglio che affiniate quelle sonorità. Questa armonica qua, la Harmonic Minor, è spettacolare, e io consiglio a tutti di provarla, per ottenere quelle sonorità lì, che non solo vanno bene in quel tipo di musica, ma vanno bene anche quando voi in altri tipi di musica, blues compreso, volete portare dentro delle sonorità esterne a quel tipo di musica. Grazie a queste idee la musica progredisce, si trovano delle soluzioni che non sono, diciamo, le tradizionali scontate soluzioni di un certo genere musicale, ma ci si apre alle contaminazioni. Sentiamo un attimo come suona. Questa è ottima per essere suonata in prima posizione, ok? Diversamente dalle altre, tutte le altre Tombow Lee Oscar che abbiamo visto ve le ho dimostrate in seconda posizione. Possono essere suonate con delle dovute alterazioni anche nelle altre posizioni, ma diciamo nascono in modo naturale per essere tranquillamente padroneggiate in seconda posizione. Questa no, questa va suonata, la Harmonic Minor, etichetta gialla, va suonata in prima posizione. E sentite che sonorità, vi faccio sentire un'altra prima posizione per farvi capire. Allora, questa è una comune diatonica, in prima posizione suona così. Ok, in prima posizione un'armonica diatonica normale fa una scala maggiore. In questo caso, questa armonica è in Do minore. Se io suono in prima posizione ottengo una scala minore fighissima che, ripeto, sa molto di musica tradizionale e sa soprattutto, secondo me, di musica tradizionale dell'Est Europa. Ok,
Questa roba mi fa subito venire in mente cazzo Transilvania e Dracula, no? Anche medio orientale, si possono tenere anche dei passaggi interessanti, sentivo. Eccetera. Quindi, Harmonic Minor è veramente uno spettacolo, secondo me, veramente un'armonica spettacolare cazzo, se non altro da avere per provarla, perché ha veramente questo suono meraviglioso. Sto facendo tutto senza usare un bending, eh? Quindi non sto sparando overblow, overdraw e quant'altro per ottenere delle sonorità particolari. Questa armonica semplicemente suona così. Quindi, ricapitolando, facendo un rapido riassunto, tenete presente che se voi comprate una qualsiasi. Allora, questa pappardella, vedo che adesso è 20 minuti che parlo. Questa pappardella la trovate scritta su una qualsiasi tombo di Oscar. Cioè, se voi comprate, ad esempio, una Major Diatonic piuttosto che una Natural Minor, quello che volete, della Lee Oscar, trovate dentro un fogliettino in cui tutto ciò che vi ho detto è riassunto. Ci c'è un diagrammino con le note, con le alterazioni delle note, vi dice quello che vi ho detto io, cioè questa va bene per suonare in minore, questa va bene per suonare in maggiore, queste suoni in seconda posizione, queste in prima. Trovate tutto scritto lì, non sclerate, vi ho fatto, cioè non cercate, non imparate a memoria questa roba perché cazzo, la natural minor vuol dire quello, meno di maker vuol dire quell'altro. Queste sono un'introduzione alle sonorità di queste armoniche fighissime. Ne comprate una, trovate su una qualsiasi armonica tombo di Oscar, trovate l'esempio di tutte queste armoniche che vi ho appena fatto vedere. Allora, facendo un'estrema sintesi, tombo Lee Oscar Major Diatonic, etichetta arancione, è la comune diatonica. Quindi armonica tipicamente da blues normale come tutte le altre diatoniche. Tombo Lee Oscar Melody Maker, etichetta azzurra o blu che dir si voglia. È un'armonica con tre note alterate, va suonata in seconda posizione e va fortissimo sulle scale maggiori, ok? Melody Maker. Quindi va bene per country, tutta quella roba lì che è pumpata, 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 che va bene in maggiore. Tomboli Oscar Natural Minor, etichetta verde. 5 note alterate. Va benissimo per suonare tutto ciò che va suonata anche questa in seconda posizione, va benissimo per suonare tutto ciò che è minore, molto comoda per le tonalità minori, non solo, dà la possibilità, partendo un forino dopo, un foro dopo, di suonare anche molto comodamente in maggiore, ok? Natural minor. Tomboli Oscar Harmonic Minor, quella che io devo ammetterlo preferisco tra tutte quante. Sonorità meravigliosa, suonata in prima posizione. Sonorità meravigliosa, molto etnica, molto Europa dell'Est, molto Irlanda, molto Medio Oriente, molto musica, diciamo quella che viene definita anche world music. Sonorità veramente interessanti. Queste sono le tre, le quattro, perché tre? Cioè, una normale più tre. Guarda se riesco a prenderle in mano, cazzo. Ok, voilà. Sono le quattro armoniche che vi ho presentato. Vi ricordo che sono tutte della famiglia Lee Oscar, del modello Lee Oscar della marca Tombo, sono armoniche veramente, veramente, veramente eccezionali, sia per il suono sia per la comodità. In effetti vengono utilizzate sia dai professionisti, sia molto anche da coloro che imparano, perché infilarsi in bocca un'armonica dura e scomoda da suonare può scoraggiarti. Se invece tu utilizzi un'armonica che da subito suona in modo fluido, in modo preciso, in modo semplice, farai dei progressi prima e questo farà sì che bestemmierai un po' meno quando non ti vengono i bending o quando non ti vengono certi passaggi. Voilà, quindi fate un salto sul mio negozio online, se trovo la pagina, eccolo qua. Big Gal Harmonicas, www.bigalharmonicas.com. Grazie per aver ascoltato questo lunghissimo pippone. Facendo un salto su questo negozio online troverete tutto ciò di cui vi parlo qua. Mi renderete felice perché acquisterete un sacco di armoniche e vi porterete a casa dei veri gioiellini. Spero di esservi stato utile. Vi saluto. Rock and roll. Ciao ciao.